e oggi andiamo sulle crete senesi. Ciao! Che nottata! Sì, ma ti dormi bene la notte, sì? Sì. Grazie. Ma io non so come mai mi sono svegliato tutto impiccato, mal di schiena, ma che ti devo dire? Guarda. Non lo so. Niente, no, in teoria niente. Di particolarmente. Se l'ho dormito male, in qualche posizione strana. Allora, qui siamo a chiusura, ora andiamo al casale, quello è Monteoliveto, non so se si vede, qui sotto abbiamo un altro casale in vendita e queste sono le bellissime crete senesi. Allora, siamo appena sbarcati al casale e ora entriamo dentro a vedere com'è. C'era il lucchetto. Gabri, raccontaci la proprietà. Allora, diciamo. La proprietà, così si guarda come fa le foto. Un'ex chiesa consacrata, quindi ancora consacrata. Ah sì? Una volta all'anno, il 15 agosto, possono venire pellegrini, il pellegrinaggio alla chiesa. E poi è stata completamente ristrutturata. Possono venire se si apre il cancello. Si apre il cancello. Cancello anche tu. Ma soprattutto è un posto meraviglioso perché siamo sulle crete senesi. Guardate che affaccio. Siamo fra sciano e chiusura, quindi praticamente la parte più bella delle crete senesi. Noi siamo proprietari di questo bosco con vista infinita e meravigliosa. Il casale è stato ristrutturato negli anni 2000, si può fare una bellissima piscina, ha confermato Pietro stamani, quindi si può fare qui una piscina e crearci questo paradiso, che posto è bello. Sì. Dove la faresti la piscina? Qua sotto? Io sì, proverei a farla qua sotto, perché sì, si affaccia, io vorrei vedere questa roba qui. Eh sì, c'è da pulire un po' qui davanti, il panorama è bello, una volta pulito anche... Si può anche tagliare questi cipressi. Bello tutto il camminamento. Capito, una cosa molto scenografica. Sì, è qua giù che deve far pulito. Eh? È qua giù sì che deve far pulito. Lì deve andare pulito e farci la piscina. Che dici? Sì. Non è valorizzato. Ma davanti è veloce, con il colore. E ora entriamo all'interno a vedere come è fatto questo casale. Fatto bene? Sì. Allora, per fare delle foto decenti. Ma la corrente non c'è? Ah, c'è. Io qua acceso. Più funziona? Ah, vabbè, ma ho... Sì, quello che funziona si accende. Ci sono le lampadine, no, è candelabro. La regolazione dell'intensità, pensavo che era di quello, invece boh. Allora, wow, effetto wow.
Ok. Comunque bello, tutto in stile. Non male, non male. Ah, questa è una stanza di passaggio. In pratica da una camera si va all'altra camera, quindi ho già individuato. Si apre quello e si fa la porta. C'è la nicchia perfetta. Non è malvagio. No. Vero? No, no. Quando lo vedi io mi faceva pure schifo, perché era tutto sotto sopra. Allora, ora lo devo studiare, però ho già visto una cosa che sono tutte le luci. No, comunque anche le luci. Cioè, no, no, tutto no, in stile, tutto. Posso anche fare là, però meglio queste che quelle che. Sono d'accordo con te. Guarda anche quella. Forse questa, vai. Accesa. In pratica, questo secondo me basta poco. Qui c'è una nicchia. Aprire. Aprire. Sì, perché sennò c'è due camere che passi da una camera per una a quell'altra. Ah, ecco. Esatto. Non ce l'ho fatto. Perché? Vedi? Perché da questa va in quell'altra camera. Guarda, qui c'è preciso una nicchia, basta stamponare quel pezzettino e si vede al di là. Certo, anche il cazzo. Questo sarebbe quasi da fare prima di metterlo in vendita. No, no, sai che c'è? Almeno scusa se fa qualcosa nuovo. Sì, sì. Ok, foto e video fatti nel primo appartamento. Però guardiamo un secondo, qui siamo a piano terra. Forse sono entrato dalla porta sbagliata. C'è questo ingressino, questo salotto, la camera. Ah, e il bagno, ok, quindi più che un appartamento è una suite, direi. Un bagno gigantesco, il salottino. Ok, facciamo due foto anche qua. C'è anche l'orlo. Allora, bagno, facciamo così. Una foto qui. Qui lascio tutto acceso perché poi passa Gabriele e farà il video a 360 gradi in inglese per i nostri clienti stranieri, e quindi facciamo il giro dopo a spengere tutte le luci. Vedo che Gabri mi ha aperto il piano primo. Com'è qua? Bello? Ma bello, è bello l'ambiente. In pratica sono due appartamenti e due camere. Due suite, si può dire. Dice. Wow, da questa camera siamo in chiesa. No, ti rendi conto? Due appartamenti, non c'è una buffet. Una suite che è quella sul piano terreno, secondo me c'è un'altra suite sotto l'appartamento dove eravamo noi. Ah, che ok. Provo a capire. Quindi bisogna andarci da dietro, sì, ho capito. Ma è cioè, bella però, Ma la struttura è bella, bella. Bella, cioè fa un effetto wow, sì. Per carità, è una chiesa, ma è una chiesa con sì, però come ti posso dire, moderna. Beh, ora poi fa anche, io insomma, una preghierina direi, perché abbiamo bisogno. Allora, come avete visto, la proprietà è molto bella. Nei prossimi giorni troverete sempre sulla nostra pagina il video e le foto pubblicate dell'immobile. Io nel frattempo mi accingo a riposizionare
drone, macchina fotografica e tutti a menicoli vari dentro i propri alloggi. E ragazzi, per oggi è tutto, al prossimo video.